g 12, ben trovati, buon pomeriggio. Secondo caso di morte per meningite dall'inizio dell'anno in Sardegna. La vittima è un'anziana donna di golfaranci stroncata dal virus di meningocco all'ospedale di Sassari, dove era stata ricoverata poche ore prima. Sandra Sanna. Il nono caso di meningite in Sardegna dall'inizio dell'anno ha provocato la morte di una donna di Golfo Aranci, Antonietta Vitiello, di 79 anni, ricoverata ad urgenza sabato scorso nel reparto malattie infettive della U di Sassari, dove era stata trasferita dall'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. L'anziana signora ha cessato di vivere poche ore dopo il ricovero stroncata da pneumococco. L'azienda per la tutela della salute della Sardegna spiega in un comunicato che il caso, contrariamente a quello di meningococcica, non deve suscitare preoccupazione. Le meningite di questo tipo sono occasionali e non hanno caratteristiche epidemico. In genere colpiscono persone in età avanzata con un sistema immunitario indebolito. La signora Vitiello pochi giorni fa aveva anche partecipato al funerale di una sua conoscente a Golfa Aranci, era serena e venerdì scorso, il giorno prima della sua morte, aveva trascorso la giornata in campagna in compagnia dei figli. La mattina dopo però è stata trovata dai familiari in stato di incoscienza. La malattia è stata fulminante. La donna si è spenta poche ore dopo il suo arrivo all'ospedale di Sassari. Si tratta del secondo decesso in poco più di un mese. Il 9 gennaio scorso era morto a causa del virus da meningococco di tipo B un ragazzo di 19 anni, Luca Pisano di Tortolì. I cambiamenti climatici, le scarse precipitazioni e la gestione delle risorse idriche sono stati i temi affrontati durante l'incontro tra Confagricoltura e gli operatori del settore. Tra le proposte è quelle dell'assessore Pierluigi Caria che suggerisce il recupero dei reflui e l'uso di insalatori. Ce ne parla Valeria Secchi. Si è svolta ad Orissano l'iniziativa organizzata da Confagricoltura Sardegna dal titolo Gestione ottimale della risorsa irrigua. I cambiamenti climatici, le scarse precipitazioni e la disponibilità di acqua per usi agricoli sono stati i temi affrontati durante l'incontro. Al meeting hanno partecipato la vicepresidente nazionale dell'Associazione di Categorie Agricola Elisabetta Falchi, il presidente di Confagricoltura Sardegna Luca Sanna e il direttore nazionale dell'Area Ambientale Confagricoltura Donato Rotunno, oltre a numerosi operatori del settore. Gli agricoltori hanno necessi di avere certezze sulla disponibilità della risorsa idrica per programmare le colture e la propria attività produttiva, ha dichiarato l'assessore dell'agricoltura Pierluigi Caria. Qualche settimana fa, con i colleghi assessori di lavori pubblici, ambiente e industria ci siamo incontrati per discutere della gestione dei problemi attuali e sull'attività da intraprendere nell'immediato futuro. In questi mesi sono infatti al vaglio due macroazioni: il recupero dei reflui e l'uso di dissalatori. Nel primo caso, ha spiegato Caria, siamo al lavoro con progetti e finanziamenti già operativi che che migliorino l'esistente e creino reti nuove, mentre nel secondo siamo ancora in fase embrionale e stiamo raccogliendo opinioni e idee da parte delle persone coinvolte. Anche su questo punto, conclude l'assessore, vogliamo arrivare a una decisione condivisa frutto del massimo confronto possibile. La mobilità sostenibile a portata di studente. L'ERSU ha messo a disposizione gratuitamente 100 abbonamenti al servizio di bike sharing. Questa mattina la, la cerimonia di consegna. Adriano Porquedo. L'Ersu Sassari ha messo a disposizione 100 abbonamenti al servizio di bike sharing. Questa mattina, nella hall della casa dello studente, si è svolta la cerimonia di consegna ai 67 studenti che hanno già aderito. Il direttore generale dell'Ersu, Antonio Arghito, ha parlato di un'iniziativa importante di sensibilizzazione tra gli studenti sul tema della mobilità sostenibile. Un modo per offrire un servizio utile e, nel contempo, promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale. I ragazzi che hanno ricevuto l'abbonamento questa mattina hanno provato le biciclette con pedalata assistita nel piazzale antistante, la hall dell'Ersu. Per prendere confidenza, con il mezzo che da qui in avanti li porterà dai dipartimenti alla mensa universitaria e nei vari spostamenti tra una lezione e l'altra. Ho scelto di aderire perché mi sembra un'iniziativa molto vantaggiosa per noi studenti universitari che comunque ci dobbiamo spostare all'interno di Sassari e non sempre consigliato utilizzare la macchina e il pullman anche perché si creano i traffici, ingorghi e poi è molto più salutare usare la bicicletta. La uso sempre, io ho la mia mountain bike, quindi con la bici elettrica magari faccio tragetti più lunghi, mi facilita magari quando sono un po' stanca. Però io sono una ciclista ordinaria, quindi per me è un valore aggiunto quello che sta succedendo oggi. In due settimane hanno aderito 67 studenti, ma dall'Ersu contano in pochi giorni di coprire 100 abbonamenti messi a disposizione gratuitamente dall'ente. E ora il teatro, l'associazione Bobo Chanel porta l'arte del clown al centro di un seminario tenuto da Fabio Cicchiello, attore e insegnante del teatro comico. Un'opportunità per chi percorre la strada attoriale. Vediamo. Sabato 24 e domenica 25 febbraio al Teatro Civico di Sassari, l'associazione culturale Bobo Chanel organizza un seminario intensivo sull'arte del clown. Il corso è tenuto da Fabio Cicchiello, attore e insegnante che opera a Roma ormai da più di 20 anni nell'ambito del teatro comico, con specifica attenzione al lavoro sul clown, un percorso che fa parte del grande universo teatrale, adatto a chiunque, ma anche ovviamente a chi sta seguendo un percorso nell'ambito della recitazione. Quella del clown è sicuramente una tappa fondamentale per mettere un tassello importante nel proprio bagaglio formativo e capire ancora più a fondo la grande magia della comunicazione tra chi sta sul palcoscenico ed il pubblico. Il corso, articolato in due incontri, lavora dalle 10.30 fino alle 18.30 e la domenica alle 19.30 live performance si fa così dello stesso insegnante e la lezione è aperta a tutti i partecipanti. Ci fermiamo per un breve break pubblicitario. A tra poco! La lettura del contatore può essere comunicata dal 12 al 26 febbraio sul sito web oppure dal telefono fisso al numero verde 800 050 101 e dal cellulare allo 079 28 32 697. È importante il numero utente e il codice presente in bolletta. Bentornati in studio con la pagina sportiva. Parliamo della finestra settimanale riguardante i risultati del sodalizio Sassarese di Volley Silvio Pellico, nel servizio di Icori Bichesu. Lo scorso fine settimana è stato fondamentalmente positivo per la Silvio Pellico 3P. Nel campionato di Serie C maschile la missima assicurazione ha vinto per 3-1 a Porto Torres. Dopo un inizio stentato, la squadra di Andrea Enrico ha dato prova di essere superiore alla Quadrifoglio Volley in tutti i reparti. Vince per 3-0 anche la prima divisione femminile contro la BC. Perdono però con gare combattute la Serie D maschile, la terza divisione femminile e la prima divisione maschile. Importante il risultato dell'Under 18 maschile che vince per 3-1 in trasferta a Bòrre, confermandosi prima nel girone del Nord Sardegna. Ritorna la vittoria all'Under 16 maschile che vince 3-1 contro la più cotata Time Out di Olbia, rimettendosi in corsa per arrivare alla finale regionale. Martedì scorso invece l'Under 13 femminile è stata sconfitta in casa dall'Iteri Volley per 3-0. Domani pomeriggio alla Pala Serra de Migni parte ufficialmente la stagione agonistica della lotta stile libero del grappling e dell'MMA con assoluto dedicato a Sistrumpa. A fare gli onori di casa la polisportiva Atlon e il delegato regionale Vincenzo Piroddu. Vediamo il servizio. Sotto l'egida del delegato regionale Vincenzo Piroddu la polisportiva Athlon Sassari organizza il campionato regionale assoluto di grappling e di MMA. Il campionato regionale di strumpa è la prima prova del regionale assoluto e lotta a stile libero maschile e femminile. Gli atleti iscritti ufficialmente alla competizione sono oltre 130 nelle varie discipline e provengono da tutte le parti della Sardegna. Ricordiamo qualche club partecipante, polisportiva Athlon Sassari, Budokan Sorso, Mad Dog, la superba Jazz Club, Moore MMA, Fight Nuoro Academy, la New Iron Gym, la Stabile Team, la Fight Club Gym Sassari, Wrestling è e Martial Arts e Sciardana Lotta Judo Silanos, a cui si aggiungono la SD Arborea Cagliari e la SD Polisportiva Gigliotti Team di Nuoro. Lo scopo principe della competizione per grappling e MMA è avviare una corretta e attenta diffusione e l'attività agonistica di queste due nuove discipline sportive in Sardegna, come detta nelle comunicazioni ufficiali il CONI. Il CONI ha stabilito che gli sport delle MMA e del grappling in Italia li gestisce la FIGMA e quindi la sola federazione autorizzata in via esclusiva dal CONI a disciplinare e gestire in Italia gli sport delle Mixed Martial Arts MMA e del grappling. Spettacolo assicurato quindi con start agli ore 15 di domani al Palazzo Radimigni. Era questa l'ultima notizia del TG, non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora. Prima di salutarvi, vi ricordo che potete seguirci sui vostri smartphone o tablet su wifi.tv.tv, sulla pagina internet wwwcanale ancora sui social Facebook, Instagram e YouTube. Il prossimo appuntamento è questa sera come sempre alle 19:45. Vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.